Sì, lo voglio, guardate che buongiorno, perché è un buonanotte, perché voglio quasi mezzanotte. Aspettate un attimo, just a moment, just a moment. Intanto spegniamo qui, e mi sa che si dovrebbe vedere un po' meglio, sì, forse. Signori, è fatta! Il Napoli ha chiuso il terzo acquisto, se non sbaglio, il quarto, perché Anguissa vale come giocatore nuovo del Napoli. Signori, ora questa è una piccola live, lo sapete, no? Le nostre piccole live quando si torna a casa. E che dire? Il Napoli ha preso il quarto difensore centrale. Voi che non siamo difensore centrale, ragazzi, ci serviva perché anche Luperto ci aveva abbandonato, ragazzi, quindi è buono come difensore, come quarta opzione va bene. Avevi Tuanzebe, ma poi non è stato presa in considerazione il riscatto di Tuanzebe, e quindi è giusto che il Napoli abbia preso Østergaard. Ora, domani poi uscirà un video più approfondito su Østergaard, ragazzi, andremo a vedere nel dettaglio che giocatore è, come si comporta. Al Genoa non è che si era comportato malissimo, alcuni dicono: "Ah, ma andiamo, noi stiamo andando a prendere un giocatore che è retrocesso con il Genoa". Ragazzi, non conta niente la retrocessione, roba così, non conta niente, statemi a sentire. Il giocatore poi si farà, secondo me. Se è un giocatore buono, Spalletti l'ha voluto, quindi qualcosa ci avrà visto in Østergaard. Poi, oh, come detto, è come qua la steglia, vai giù, qua la steglia, qua la steglia, ma cazzo, si chiama Miss, ha fatto pure il video su Twitter, non so se l'avete visto. Sembra, come dire, è il quarto difensore, vai io. Non deve giocare al posto di Kalidou Koulibaly, non deve giocare al posto di Rachmani. Sappiamo che nelle gerarchie poi ci sarà Juan Jesus come terzo difensore. Quindi è un acquisto. Ciao, ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti. È un acquisto mirato proprio a rinforzare la difesa del Napoli, perché sappiamo che quest'anno poi siamo in Champions League, naturalmente fai più partite e, ragazzi, i cambi servono, perché poi c'è la Coppa Italia, Champions League. Metti caso poi non passi il turno di Champions League, ti vai a fare l'Europa League. Sappiamo l'Europa League quanto sia complicata, ragazzi. Ciao Salvatore, sto bene, sto tornando a casa, sono appena uscito dal lavoro, tutto a posto, grazie. Quindi è un acquisto, proprio io l'ho detto, è un acquisto mirato ad avere copertura in quel ruolo, visto che il Napoli in quel ruolo non è che sia tanto ben coperto, perché ha solo Juan Jesus, quindi va bene così. Cosa importante, ragazzi, vi volevo fare i miei complimenti, perché il video di oggi di FIFA, ragazzi, ha superato le 70 visual, vi ringrazio veramente tanto. Soprattutto grazie a voi che il canale continua a crescere. Abbiamo superato i 3.160 iscritti, una cosa del genere, ma non mi ricordo. Allora, cosa sto in un campionato secondo te? No, ragazzi, mi dispiace, ma ora poi li recuperiamo i messaggi. Appena mi fermo, recuperiamo i messaggi che avete scritto, perché naturalmente sto guidando, non posso leggere tutti i messaggi. Poi vi risponderò, fra 5 minuti vi rispondo, non vi preoccupate a tutti. O taxi, il taxi a massa marittima, o taxi, ma cose dell'altro mondo. Comunque, stavamo dicendo, acquisto mirato, acquisto giusto, secondo me. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo fra poco, perché fra poco vi risponderò ai commenti. Appena mi fermo, che sono arrivato a casa, vi rispondo. Østergaard, visto che siamo in tanti collegati, Østergaard, scusatemi la qualità video, ragazzi, ma mi sa che c'ho la fotocamera un pochino sporca. Sapete, al lavoro la farina, questa e quella, ci sta che si sia sporcata un pochino, vabbè, prendetela per buona. Poi domani uscirà un approfondimento proprio su Østergaard. Vi do questa notizia di Østergaard perché, ragazzi, perché la data Sky Sport, la data Gianluca Di Marzio, il Napoli era già interessato al giocatore da tanto tempo, quindi aveva già un accordo sia con il giocatore ma anche con la squadra dove giocava. Ora non mi ricordo dove giocava, giocava in Premier League fisso, perché poi ha fatto un anno a Genova, ma a Genova è stato retrocesso in Serie B. Vabbè, sono dettagli, ragazzi. E quindi, come detto, domani uscirà un video approfondimento proprio su Østergaard, proprio per vedere se mai ci vogliamo anche qualche live reaction, se possiamo fare pure qualche live reaction, non c'è nessun problema.
Mi raccomando, condividete la live, più siamo e più ci divertiamo. Fra poco leggerò i vostri commenti, quindi continuate a scrivere, ragazzi, se volete qualche domanda, qualche cosa. Quindi io ho aperto Calcio Napoli 24 e dava per fatto proprio l'acquisto di Østergaard. Ne aveva già parlato Sport Italia, se non sbaglio una cifra intorno ai 3 o 5 milioni, quindi poca roba per il Napoli. Ma signori, io ve lo dico qui e ve lo dico ora, secondo me alla presentazione delle maglie ci sarà Dries Mertens. Ho questa sensazione, addirittura oggi qualcuno diceva Napoli giunto li sta mentendo sul fatto di Dybala, perché Dybala di sicuro verrà a Napoli, sarà a Napoli, il suo procuratore sarà a Napoli nei prossimi giorni. Vuoi che debbano vendere il giornale? Vuoi che Edo De Laurentiis forse si è fatto scappare veramente qualcosa di bocca? Ragazzi, Dybala secondo me a Napoli non verrà mai, a meno che tu SSC Napoli ti privi di Kalidou Koulibaly. Se ti privi di Kalidou Koulibaly, ragazzi, sapete anche voi che si va a liberare quello slot dei 6-7 milioni a stagione, e lì poi puoi puntare Dybala, ma solo in quel caso, ragazzi. Quindi non vi fasciate la testa Dybala di qua e di là, come vi eravate fasciati la testa su Cristiano Ronaldo. Quindi ragazzi, state tranquilli, l'unico modo secondo me, e lo ribadisco, che il Napoli ha che suono io per prendere Paolo Dybala, scusatemi ragazzi, è quello di vendere Kalidou Koulibaly. Vuoi non alla Juventus, perché io mi auguro che non lo vendano mai alla Juventus, ragazzi, lo sapete anche voi, quindi poi staremo a vedere, ma io non credo vada alla Juventus Kalidou Koulibaly, ragazzi, poi pure Higuain non doveva andare alla Juventus, poi c'è andata alla Juventus, quindi il Golodrome, però ragazzi, è tutto da vedere, è un calciomercato un po' strano questo del Napoli, vi devo dire la verità, però ad oggi il Napoli si sta muovendo bene secondo me, ragazzi. Poi naturalmente non è FIFA, no, che ti possono andare a comprare Lionel Messi e Juan Jesus e Gabriel Jesus come ho fatto io su FIFA, ragazzi, quindi cioè, state tranquilli, il Napoli secondo me proprio con Kvaratskhelia come cazzo si chiama, aiuto, mi scordo sempre, è andato a migliorare tanto su quella fascia, anzi proprio l'out di sinistra. Ah, volevo fare una precisazione, caro malato del Napoli, ci hai sfrantumato i maroni tutto l'anno calcistico del Napoli, Spalletti, di qua, di là, di qua, di là, e poi facciamo la contestazione, facciamo, siete andati a Di Maro, vi siete calati le braghe vicino a Edo De Laurentiis, loro dicono che non è la foto con Edo De Laurentiis, ma vabbè, non vi sarete fatti la foto con Edo De Laurentiis, questo nessuno lo mette in dubbio. Però, caro malato del Napoli, se tu mi dici dobbiamo fare di qua, di là, di qua e di là, e poi non avete fatto niente, cioè, fino a mo Spalletti deve andare via, Spalletti, e poi applausi a Spalletti, corri per Spalletti, quindi vabbè, lasciamo stare. Detto questo, signori, già un attimo i messaggi, poi chiudiamo la live, perché sono arrivato a casa. Allora, Napoli, buonasera, Østergaard del Napoli. Dove arriveremo in campionato secondo te? Allora, il Napoli è un anno di transizione, ragazzi. Il Napoli, secondo me, il prossimo anno lotterà per un'Europa League. Secondo me. Perché il campionato è duro, si stanno rinforzando tutti, la Juventus, il Milan, l'Inter si è rinforzato, la Roma si è rinforzata, la Lazio si è rinforzata, quindi ragazzi, occhio, io l'ho detto, entrare in Champions League quest'anno sarà complicatissimo, ci sono tante squadre che hanno comprato tanti bei giocatori e quindi il campionato italiano secondo me quest'anno sarà di altissimo livello. Poi andremo a vedere, il Napoli addirittura lo davano per il 7º-8º posto quest'anno, quindi poi l'anno scorso, scusatemi, poi avete visto, siamo arrivati terzi in classifica, ecco, addirittura davanti alla Juventus. Allora, i messaggi, fammi leggere i messaggi, chat dal vivo. Allora, se è vero che andrà via KK, no, 13 Pietro, non è sicuro che vada via Koulibaly, però... come detto, è stato un acquisto per andare a rimpolpare la rosa, giustamente, perché ti mancava un quarto difensore centrale, l'anno scorso era Juan Jesus, era Tuan Zebe, Luperto dovrebbe ritornare a Empoli, io penso sia tappa fissa quella di Luperto a Empoli a questo punto, però come detto, staremo a vedere. Io dubito che Kalidou Koulibaly venga venduto alla Juventus, lo continuo a ribadire, poi ragazzi, il mondo, il pallone è rotondo, ecco. Allora...
Buonasera Napoli, sei ufficiale l'acquisto di Ostigar, un saluto e forza Napoli. Pablox, sembrerebbe di sì Ostigar, perché se lo dice anche Gianluca Di Marzio c'è da fidarsene. Poi come detto, è tanto che il Napoli fa la corte a Ostigar, quindi di sicuro è ufficiale. Poi domani ve l'ho detto, domani farò un video proprio su Ostigar per parlare di questo giocatore. Sai qualcosa? Quando verranno svelate le magliette? Allora ragazzi, le magliette, da come aveva parlato Aurelio De Laurentiis, dovevano essere presentati forse per la seconda amichevole, la prima amichevole, quindi staremo a vedere. Il kit che stanno usando ora, quello di allenamento, se non sbaglio è quello dell'anno scorso, qualcosa di nuovo non si è ancora visto. Si sono visti i concept online, magliette stile retro. Io ammiro le magliette stile retro, spero ci sia qualcosa così di particolare. Come detto, De Laurentiis però ha solo detto, ha ribadito che il 70% delle partite il Napoli dovrà giocare con la maglia azzurra. Speriamo, speriamo veramente. Allora, quindi le magliette per ora non si sa ancora nulla, non si sa nulla ancora delle tute, di nulla, voglio, non si sa di nulla. Allora, De Laurentiis ha detto che solo se Koulibaly non rinnova può venire Dybala. Sì, è quel ragionamento che stavo facendo io. Puoi andare a liberare quello slot di 7-8 milioni a stagione, ecco. Caro Neapolis, ma cos'è che Capano non rinnova allora Dybala viene? Ragazzi, ci può stare. Malato del Napoli è simpatico, soprattutto Don Franco, fa ridere dalle risate. Civic mi sta migliorando tanto, sarà un grande giocatore. Ciao Secret. Ragazzi, io direi di chiudere qui la live perché è tardi. Io vado, buonanotte, ciao Salvatore. Ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete la live, ora la condividerò subito così chi non ha visto la live se la può vedere. Quindi ragazzi, lo sapete, queste sono quelle live velocissime ma che a noi ci piacciono tanto. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis. Aspetta, buonasera, secondo me se restiamo uniti, tifosi e giornalisti della società, il Napoli arriverà al quarto posto. Se rimane così, Mertens. Allora Tommaso, e poi chiudiamo veramente. Mertens, secondo me ci sarà la presentazione delle magliette. Mertens sarà ricomprato dal Napoli, secondo me, poi mi posso sbagliare, però io ho questa sensazione. Comunque ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani sul video approfondimento proprio su Ostigard. Sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ciao a you.